20 paia di occhiali offerti da Ascom, le visite della Croce Rossa e dell'ospedale Il Cromune crea una task force speciale per le persone in difficoltà. Lavoro, 65 nuovi posti per gli under 35, l'annuncio del vice sindaco, l'accordo con Confindustria per incrociare domanda e offerta. Dopo la notte di Halloween, la deroga straordinaria di apertura dei locali, l'assessore alla polizia Maurizio Saia apre verso i bar che si comportano bene. Coperte, vestiti, cibo, continua la catena di solidarietà che da Padova arriva al Banco Alimentare di Treviso per le persone in difficoltà. Vi facciamo vedere cosa succede. Il biglietto del tram o la prenotazione di un museo con un SMS, ecco come potrà cambiare la città, parla il nuovo assessore all'innovazione. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura vi diamo una bella notizia, vi raccontiamo dell'accordo preso tra il Comune, la Croce Rossa, l'ospedale e l'Ascom. Si tratta di regalare visite oculistiche e paia di occhiali alle persone in difficoltà. Vediamo. C'è un aumento davvero molto forte della povertà, per cui moltissime persone arrivano a risparmiare sulla salute e anche sulle cure mediche, sulle analisi, in questo caso sull'esame della vista e anche sull'acquisto degli occhiali da vista. Quindi questo davvero è un progetto che dà un aiuto concreto, pratico e immediato a 220 persone, che non sono poche. L'operazione si chiama Occhiale Solidale e andrà ad aiutare tutte le persone segnalate dai servizi sociali in difficoltà. Tra di loro ci sono bambini ed anziani che hanno bisogno di un paio di occhiali. Ascom donerà la montatura e le lenti, il centro oculistico farà le visite gratuite, mentre la Croce Rossa metterà a disposizione gli ambulatori. Io ringrazio come amministrazione e come assessorato ai servizi sociali il gruppo Ascom Padova, gruppo ottici optometristi, ringrazio Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Padova e anche il centro oculistico San Paolo diretto dal dottor Galan. Una vera task force per aiutare le persone in difficoltà della città di Padova. Croce Rossa già da tempo effettua visite mediche gratuite. È veramente principio di sussidiarietà e responsabilità sociale d'impresa. Il Comune ha annunciato con soddisfazione questo grosso accordo chiuso proprio in questi giorni e intanto anche lo stanziamento di 500.000 euro per il fondo salva affitti per dare un contributo alle famiglie padovane per aiutarle a pagare la rata mensile. I cittadini che saranno in possesso di questi requisiti, ovvero avere condizioni economiche a ISEE non superiore a 14.000 euro, avere residenza nel comune, avere un contratto di locazione per alloggi con categoria catastale da A2 a A7, compresa A11, dovranno presentare domande di aiuto presso i CAF convenzionati con il comune entro il 15 dicembre 2014. E sicuramente tante famiglie in difficoltà sono quelle che hanno dei figli che potrebbero lavorare ma sono precarie, dunque non riescono a trovare un'occupazione, dunque uno stipendio fisso. C'è un nuovo accordo, quello stretto tra il Comune e Confindustria, che ha registrato un aumento della disoccupazione giovanile in città. L'accordo si chiama Mini Job Under 35, si rivolge ai giovani disoccupati e inoccupati sotto i 35 anni, maggiorenni residenti a Padova da almeno 10 anni, incensurati e iscritti al centro per l'impiego della provincia di Padova. Sono giovani che dovranno avere un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica all'espletamento delle prestazioni da svolgere. Per loro c'è un punteggio che verrà calcolato, punteggio per le giovani famiglie, è richiesto un attestato di formazione professionale triennale o un diploma di scuola superiore. Il progetto e la collaborazione con Confindustria prevede un'occupazione per 62 giovani per un periodo di 20 ore settimanale della durata di 6 mesi, realizzato in collaborazione con il Fondo Straordinario di Solidarietà. L'annuncio appunto del vice sindaco Mosco. Adesso invece la parola all'assessore Maurizio Saia, quello che è stata la deroga di apertura dei locali dei bar per la notte di Halloween potrebbe replicarsi in città per la buona pace dei gestori dei locali che vorrebbero venire finalmente le piazze piene la sera. Andiamo a sentire l'assessore, qual è il progetto della giunta comunale.
La notte di Halloween, con la deroga per i bar di poter tenere aperti fino alle 2 di notte, potrebbe essere l'esperimento di cui Padova aveva bisogno. Ricordate la protesta delle saracinesche, con i baristi insieme a chiedere di poter allargare le maglie degli orari di apertura e chiusura dei locali per riportare la gente e dunque i clienti in centro storico. Venerdì notte la Giunta però parallelamente a questa deroga ha anche schierato più uomini sul territorio. I controlli devono iniziare nella prima serata, quando la carica non è ancora tale da impedirti di intervenire, perché quando sono in tanti, poi se c'è uno con la bottiglia piuttosto che qualcos'altro, è chiaro che ti ritrovi in una condizione difficile nella quale operare. E soprattutto abbiamo chiesto l'ausilio anche delle altre forze dell'ordine per avere una presenza maggiore e anche per dare più sicurezza al territorio. Un cambio di rotta che piace ai commercianti, ma che deve ancora essere affinato. Questo mese intanto torna il Black Friday, la notte dello shopping, mentre la Giunta ha già scontato il prezzo dei plateatici d'inverno. Io e tutta la Giunta sugli orari siamo stati molto chiari sin dall'inizio. L'orario deve essere massimo generalmente, e poi chi si comporta male chiaramente si va a regredire, e quando partiranno le patenti appunti per i bar, per i pubblici esercizi, sarà dura. Chi non si comporta bene ne pagherà solo quello la conseguenza. Adesso parliamo di sicurezza sulle strade. Ieri il nostro servizio sui nuovi autovelox in funzione in tangenziale, arriva la comunicazione della Polizia Municipale per avvertire delle nuove postazioni di telelaser che ci saranno la prossima settimana. Mi faccio un semplice elenco delle vie in cui vi saranno postazioni di controllo anche con etilometri: via Buonarroti, via Friburgo, via Le Regione Veneto, via Sodio, via Carnia, via Romana Aponense, via Sacro Cuore, via Rocco, Lungargine Ziani e Lungargine Bassanello, postazioni di telelaser per misurare la velocità dei veicoli per tutta la settimana. E continua la grande catena di solidarietà di Rete Veneta con i veneti schiacciati dalla crisi e il banco alimentare. Grazie a voi che continuate a portare anche qui presso la nostra redazione di Padova coperte, vestiti e viveri che poi prontamente vengono portati a Treviso e distribuiti al banco alimentare. Allora apriamo le porte del banco alimentare e vi facciamo vedere dove sono questi vestiti, dove sono i vostri doni e a chi vengono dati. Nuovo record per il Banco Alimentare questa settimana? Sì, le borse 630, perché tra verdura, frutta, generi alimentari, di tutto e di più, siamo riuscite a confezionare 630 borse. Pensate voi che numeri astronomici stiamo facendo da soli. 630 borse, tantissime le famiglie, ma chi sono i nuovi poveri? Sono cambiati, non ci sono più solo gli operai? È il vicino di casa il nuovo povero. È il commerciante, l'ex artigiano, gente, anche stamattina abbiamo avuto un ex imprenditore che non ha neanche più gli occhi di piangere. Abbiamo dato di tutto e più, dai vestiti, perché senza vestiti, senza niente, pensate a che punto. Perché le liti in famiglia aumentano, si separano, perdono casa, famiglia, vivono su una strada e non hanno neanche più, come si diceva una volta, la dignità di esporsi. Adesso inizia a far freddo e hanno bussato al nostro banco alimentare. Il nuovo povero è il tuo vicino di casa. Nasce un nuovo centro ricreativo e sociale per i condannati in misura alternativa. Andiamo adesso con le immagini a Due Palazzi. Dopo quello di Firenze è stato presentato il progetto Oasi. Si tratta di una struttura gestita dai padri mercedari a cui si potranno rivolgere i detenuti del carcere di Padova in regime di semilibertà, affidamento oppure arresti domiciliari. Gratuitamente potranno trovare alloggio, consulenza legale, sostegno psicologico, corsi, computer, una biblioteca, un servizio di scrittura e curriculum vitae e molto altro, rendendo così anche meno traumatico il rientro nella società, soprattutto al termine di lunghe carcerazioni. Più si investe, più si rieduca e meno persone torneranno a delinquere. Così ha sintetizzato il magistrato di sorveglianza Marcello Bortolato. Meno carceri in Italia e più posti, così il primo nato proprio a Padova, al carcere Due Palazzi. Il TG Linea Aperta della settimana, la questione che stiamo continuando a seguire, una battaglia, quella della famiglia Pennello. Asinelli e caprette a rischio per colpa della burocrazia. Continuate a contribuire alla nostra ricerca attraverso un sms oppure una mail: padova@reteveneta.it.
IT. Lunedì ci sarà un importante incontro in cui sarà coinvolta la famiglia Pennello ma anche il Comune, e siamo ovviamente desiderosi di capire che cosa potrà succedere e quale esito potrà avere davvero la storia degli asinelli e le caprette di Saletto di Vigo d'Arzere. Nuovo assessorato a Padova e l'assessorato all'innovazione è andato a Flavio Rodeghiero, ci ha spiegato qual è il suo progetto per una città più a portata di click. Vediamo. Al via il nuovo assessorato all'innovazione per il Comune di Padova, ma niente paura, nessuna poltrona in più. Sarà Flavio Rodeghiero, già assessore alla cultura, a ricoprire la nuova delega. Ecco in città cosa bisogna innovare, secondo l'amministrazione. Rendere più efficiente il servizio pubblico e rendere più efficiente il suo rapporto anche con la realtà privata. Quindi rendere più sostenibile le modalità dello sviluppo del servizio, più efficiente dal punto di vista dell'utilizzo dell'energia, dal punto di vista anche della vivibilità della città, quindi dal punto di vista ambientale e dal punto di vista della comunicazione. In sostanza, una città più smart, più intelligente, che possa guardare già al futuro di domani, grazie anche alle nuove tecnologie. L'assessore promette, i biglietti di bus e tram saranno sempre più a portata di click e si compreranno con un SMS. Molte sono le risorse a livello europeo che possono già dare una mano all'innovazione, anche per i giovani, un settore con un buon segno positivo dal punto di vista occupazionale. Dare un ruolo a Padova che ha in termini numerici un ruolo significativo per persone che lavorano nell'ambito dell'innovazione, 45.000 nel contesto dei 135.000 venete, e che possa essere anche un momento di guida, di significatività, essere in relazione con quei soggetti che nel padovano, pensiamo già nipote in questo momento alla delega da parte di Confindustria proprio per questo tema, per noi è importante che alcuni momenti come ad esempio Digital Meet diventino di riferimento, di riflessione, di comunicazione in cui il pubblico diventa anche una spinta per il privato. L'assessore, anche in qualità della sua delega al turismo, si è espresso anche per un'altra questione, quella che ci porta con le immagini in Golena San Massimo, dove da alcuni giorni è stato abbattuto un pontile di attracco per abuso edilizio. Risponde lui all'appello di poterlo ripristinare, ma anche l'assessore Boron. Vediamo. Il problema del pontile menzionato dalla Delta Tour è un problema che è partito già con la passata amministrazione, per il quale io mi sono trovato un procedimento che sono impossibilitato a fermare. Io però ho già dato disponibilità con un colloquio, con una riunione che è avvenuta con il titolare di Delta Tour, ho dato disponibilità degli uffici affinché questa situazione sia in qualche modo sistemata, sia sanata e si possa dare la possibilità a un'azienda che fa turismo e lavoro in città di continuare la sua attività. L'idea di valorizzare il tema della città d'acque non è detto che passi attraverso una ricostruzione di quella che potrebbe essere anche insufficiente dal punto di vista di una valorizzazione turistica più ampia. In un'altra zona c'è un progetto molto interessante che stiamo valutando insieme all'assessore Boron, competente per il territorio. Un progetto che ovviamente avremo modo di raccontarvi. È tutto dunque per questa edizione del telegiornale di Padova. Io vi ricordo domenica la Santa Messa a partire dalle ore 10. Questa volta le nostre telecamere saranno all'interno del convento di San Francesco a Treviso. Prima alle 9 c'è il Santo Rosario e poi a seguire la parola del Signore. Alle 13.15 si parla di formazione e lavoro con una nuova puntata di Idea Formazione Nord-Est, poi 17.50, non perdete ancora una puntata di Agricoltura. È tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, TG Padova torna domani, arrivederci.